Un registro di nomi, lunghi elenchi di storia locale. Pagine ritrovate nell'archivio comunale di Coazze, dimenticate nei decenni. Il vice sindaco Pierluigi Dovis sfoglia con commozione il registro dove ha ritrovato tra gli altri i nomi di suo padre e di suo zio. Qualcuno nell'immediato dopoguerra ha scritto i nomi e le storie dei tanti partigiani che hanno combattuto in tutta la Val Sangone. Era all'interno di un cassetto dove comunque era andata la polvere. E ho detto cosa sarà questa cosa qua, pensavo uno dei soliti registri, archivi, magari grafici. Invece ho cominciato, ho aperto e ho visto che si parlava di partigiani. Anche l'ho capito semplicemente perché in alto, nelle prime pagine, in questi vari gruppi, c'era indicata una brigata, mi sembrava una brigata montata, quindi questo è un pezzo di storia. Questo registro qua fa un'elencazione dei vari gruppi, delle varie formazioni partigiane, nome, cognome, indicazione, dati anagrafici, addirittura paternità e maternità, il periodo in cui sono stati di arruolamento e per alcuni anche le annotazioni, magari sono stati feriti oppure catturati, purtroppo fucilati e via discorrendo. E sono più di 1.000. Questo è, secondo me, un documento fondamentale, forse è rimasto lì, dimenticato nei vari passaggi dell'amministrazione, che l'amministrazione precedente non ha riferito a quella successiva, guarda che c'è questa cosa importante, adesso la ripariamo, la facciamo, diciamo, la riportiamo ad onore del mondo, che è la cosa fondamentale.